bakalım. Hadi bakalım buradan at. Profumi e spezie da consegnare ad una certa signora alla quinta. Alla mentuno la sua bandiera alla mentuno. Fare la sali con cenna. Ah sì, certo. Porgerò i tuoi saluti alla signora. Grazie. Ah, i turchi. Da quando hanno preso Costantinopoli e la Terra Santa, sanno che è grazie alla loro tolleranza che commerciamo con Chios. Gli imam e i generali hanno sete del nostro sangue. Un giorno l'avranno. Sì, ma non oggi. Dove stai andando? Vado al souk, a vedere se trovo qualcosa. Cristoforo, sii prudente. Gli stranieri scompaiono su quest'isola. Salam Alek, tu non puoi partire senza comprare seta. Meraviglia, meraviglia di seta. Quanto? Solo 100 dinari. Guarda colore, tessitura, adatta a vero re. Ma neanche un re potrebbe permettersela. Oh. Immaginate una nave carica di questi tessuti. Una nave carica, signor Colombo? Questi oggetti hanno attraversato le montagne, i deserti. Provengono dall'India. L'India. Non ho mai visto niente del genere. E nemmeno lo vedrete senza arrivare nel Katai. Avete letto di Marco Polo? Nel suo viaggio attraverso le città del Gran Khan, ornate di tetti dorati, bardature ingioiellate per elefanti. In Oriente la mia piccola bancarella sarebbe davvero una povera cosa. Ah, la mappa! I particolari di queste coste sono stati tracciati da marinai turchi. Non esiste un'altra mappa che si possa definire più esatta. Però Chios l'avete fatta troppo grande. È la nostra isola. Qual è il prezzo? Voi siete genovese, ducati. Vediamo. 18. Avrei dovuto contrattare. Ay, kışıklım, gelsene benimle. Evim hemen şurada. Hadi gel. Ridammi tutto. Fai la tua professione. E attenta ai genovesi. E rifuggi il diavolo. Potrebbe venire il giorno, amico, che tu sorrida alla sorte ed essa non contraccambi. E se mai dovesse arrivare quel giorno, Arana, immagino che tu sarai al mio fianco, eh? Vedo che siete venuto ben preparato, Cristoforo Colombo. Monsignor Camus. Questo è mio figlio, Diego. Due mesi fa ho perduto mia moglie, donna Felipa. Mi dispiace. Pregherò per la sua anima. Grazie, monsignore. Quello che voglio mostrarvi mi è costato 6 anni. E quasi tutto quello che possiedo. Se le vostre mappe sono convincenti quanto le vostre lettere, non solo presenterò la vostra idea a Re Giovanni, ma addirittura l'appoggerò. Per 5 anni ho vissuto e navigato da Porto Santo all'Islanda, le Canarie, lungo la costa dell'Africa. Signor Colombo, questo è il nostro mare. Capitani portoghesi hanno esplorato queste acque e le hanno navigate più di quanto abbiate fatto voi. Ma sempre vicino alla costa, vostra grazia. Nelle Azzorre, Colombo ha trovato un tronco intagliato con degli arnesi. Aveva galleggiato fino alla riva, proveniente dall'ovest. Il Katai è qui. Le grandi città celestiali di Quinsai e Zaitun. E poi, dopo 500 leghe marine, Cipango e molte altre isole. Ma tutte collocate in un solo grande, immenso mare. Marco Polo l'ha chiamato Oceano. Il vostro mare
Il mare di Polo. La Terra è una sfera, come ci viene detto da Aristotele, Tolomeo e tutti gli altri cosmografi. Ed è mia opinione che il vostro mare finisca in quello di Polo. Come vedete, è un'unica distesa d'acqua. E il miglior modo di raggiungere le Indie non è attraverso i Turchi o Costantinopoli, non è intorno alla costa dell'Africa, come asserisce Vostra Altezza, ma è navigando a ovest, attraverso l'unico mare oceano. È un progetto piuttosto ambizioso, signor Colombo. Ho altre prove e molti dettagli per la riuscita del viaggio, Vostra Altezza. Bene, molto bene. Se dovessimo sopportare il rischio di fornire le navi necessarie, quale compenso aspetterebbe a voi? Quello di essere nominato governatore sotto Re Giovanni di tutte le terre scoperte. A me e ai miei eredi dovrà aspettare un decimo di tutto il ricavato del commercio portoghese con le Indie. Nessuno ha mai ricevuto una frazione di quel ricavato. Nessun capitano portoghese ha mai condotto le vostre navi fino alle Indie. Forse Vostra Altezza vorrà dibattere la cosa in consiglio. Sì, siete un uomo insolito, signor Colombo. E mi farebbe onore se voi rimaneste qui nel mio regno come se foste a casa vostra. Vostra Altezza, sarebbe mio umile piacere ospitare il signor Colombo nella mia tenuta. Grazie, Lord Guacco. Allora è deciso, fino a quando il consiglio non si pronuncerà. Le mappe le terremo noi. Per ulteriori consultazioni. Spagna non è lontana. Lì saremo al sicuro. Amico mio, temete che sarà un portoghese ad essere il primo a tentare. Questo è possibile, ma non sarà un viaggio facile. Ora sono diretto in Francia. Ho scritto al re francese. Non avete provato con la nostra regina? No. Re Ferdinando? Come potrei mai ottenere un'udienza? Le loro menti e il loro denaro sono impegnati nella crociata contro i saraceni. Prima che padre Torquemada divenisse il confessore della regina, era il nostro priore a ricoprire quell'incarico. Mi farà ottenere un'udienza. E il duca de Medicina Celi, anche egli è un amante della cosmografia. Potrebbe essere convinto a finanziare parte dell'impresa. Basterebbe assicurare loro che io stesso credo che il vostro mare oceano possa davvero essere navigato. Andare e tornare. C'è un segreto che non ho detto a nessuno. A voi voglio dirlo, ma solo in confessione, dove avete giurato davanti al Signore di non rivelare mai niente. Se dovesse essere vero? La ricchezza diventerebbe qualcosa di inimmaginabile, ma il costo sarà comunque considerevole. Esattamente qual è la vostra esperienza, signor Colombo? Ho servito molti monarchi, Vostra Altezza. Il principe di Anjou. Il re del Portogallo. Portogallo. Perché non vi ha dato ascolto? Re Giovanni sta ancora cercando la rotta per le Indie intorno all'Africa, Vostra Altezza. Se poi davvero l'Africa ha una fine. Certo. E se egli la troverà, allora il Portogallo diventerà il più grande regno di tutta l'Europa. Per 700 anni i saraceni hanno tenuto il potere in Spagna. È sempre stato il mio sogno ricevere da Dio la corona di Castiglia, poter un giorno riconquistare tutti quei domini. Per la cristianità, con il buon braccio destro della Chiesa e il coraggio di mio marito sul campo di battaglia, Dio forse mi concederà quel sogno. Ma il vostro, signor Colombo, va ben oltre. Portare la parola del Vangelo a tutte le Indie. Al Catai.
all'India, alla sconosciuta Cipango. Compiere quello che il nostro Signore disse ai suoi apostoli di fare. Andate in tutto il mondo e predicate la mia parola. Faremo esaminare la cosa ai nostri preti e dotti più validi. Genova, di che rango era vostro padre? Mio padre era un discendente del senatore Galeotto De Mari, il quale fondò il Banco di Genova. Se si potesse avverare. Se questo potesse essere. Grazie per essere venuto, signor Colombo. Navigare di nuovo con te. Per tutti i santi del calendario cristiano, Cristoforo. Navigherei con te fino all'inferno. Diego de Arana, a te. Potrei anche riportarlo a casa, se la sorte sarà buona con noi. Oh! Cugina Beatrice! Le mie mappe! Perdona. Che sbagliata! Oh mio Dio! Chi di voi è Cristoforo Colombo? Sono io. Venite con noi. No, no. Non c'è nulla da temere. Signor Colombo. Grazie. Il vostro nome? La regina sa che mi state interrogando. Fino a quando un caso non viene portato davanti al tribunale del Sant'Uffizio, l'interrogatorio è segreto quanto la confessione. Il vostro nome? Cristoforo Colombo. Prendete i sacramenti? Li prendo. Conoscete il motivo dell'arresto? Va ben oltre la mia immaginazione. La funzione dell'Inquisizione è di recuperare le anime dei cristiani caduti nella colpa. Io non sono un cristiano caduto nella colpa. L'eresia per sua natura è insidiosa. Contagia molti che presumono di essere innocenti. Ma quell'anima che si è allontanata da Dio, senza forse conoscere la via del ritorno, è un'anima colma di dolore. E il primo passo è la confessione. La tortura. Solo la tortura può indurre qualcuno a confessare una cosa non vera. Essere un fedele fervente ed essere ingiustamente condannato a morte, quella è la strada verso la gloria. Morire per la fede nella fede. Quell'anima vedrà sicuramente le porte del paradiso. È un traguardo che voglio raggiungere. Ma probabilmente non in quel modo. Posso sapere perché dubitate della mia fede? Io ho sfogliato i miei manoscritti. Il beato Sant'Agostino ha detto che il mare oceano non può essere attraversato. La vostra ambizione, signor Colombo,
fa congettura di voler sfidare il giudizio del Santo Padre della Chiesa. Non ho mai mancato di rispetto alla fede, Vostra Grazia. Il Beato Santo ha anche scritto che nessun uomo poteva esistere oltre la torrida zona d'Africa, perché quegli uomini non discenderebbero da Adamo. Eppure i portoghesi ed io abbiamo trovato la vita dove egli disse che non poteva esistere. Mi rimetto alla conoscenza del cuore degli uomini del Santo Padre. La sua scienza era imperfetta. Bene. Sembra che siate molto colto, signor Colombo. Solo rispetto alla cosmografia, Vostra Grazia. E alla Bibbia. Ricordo che il Signore Dio disse: vi do un comandamento nuovo. Amatevi l'un l'altro, come io ho amato voi. Sicuramente non è blasfemo portare questo messaggio alle coste dell'Africa o attraverso il mare oceano. Non arriverò mai a possedere la nobile reputazione della madre di Diego. E tu non mi sposerai. E se avrai successo nel tuo viaggio, mi rinchiuderai in qualche lontano podere dove di tanto in tanto mi farai avere tue notizie. Forse neanche tornerai. E io resterò con un grande vuoto per sempre. Può anche darsi che io non ti possa sposare, ma ti amo davvero tanto. E sarai sempre al mio fianco. Cristoforo! Cristoforo! Dobbiamo andare! Perché? La commissione ha annunciato di aver esaminato le ultime prove. Stanno per decidere. Cristoforo! Non ti ho dato la mia notizia! Devo andare! Devo essere lì! Un figlio tuo in grembo. La regina è partita per cingere d'assedio Malaga. Padre Torquemada ha convocato la commissione in sua assenza. L'opinione della commissione è che i vostri argomenti non smentiscono le conclusioni dei grandi dottori della Chiesa, che stabiliscono che il mare oceano non può essere attraversato. Ma Vostra Grazia... La decisione è definitiva. Eccellentissime grazie. Un terzo della vostra popolazione sarà consegnata al Marocco, in cambio degli schiavi cristiani da lui tenuti prigionieri. Un terzo lo venderemo per rimpinguare le nostre casse e un altro terzo sarà dato in schiavitù a Roma e Napoli per il sostegno dato alle crociate. Vostra Altezza, il signor Colombo. Quando ho sentito della vostra vittoria, sono stato spinto a pensare alla gloria della Spagna. Che naturalmente vi ha spinto a pensare anche alla vostra dubbiosa meta. Naturalmente, Vostra Altezza. Padre Torquemada e io abbiamo discusso le nuove prove che avete trovato nel Vecchio Testamento.
che il nostro mondo è in gran parte terraferma. E perciò il mare oceano non può essere così grande come presumevano i nostri dotti. Provengono dagli scritti apocrifi. Fonti dubbiose, ma da non ignorare. Potremmo riconvocare la commissione. Ho ricevuto un messo proveniente dal Portogallo, uno che ho motivo di ritenere nostro amico. Mi comunica che il re ha fatto partire una solida nave dalle Azzorre in viaggio di esplorazione, come voi gli avete consigliato. Questo capitano di grandissima esperienza ha navigato per settimane e non ha trovato nulla, a parte un incommensurabile mare mosso. È tornato a Lisbona, ringraziando il Dio di essere ancora in vita, divertendosi all'idea che seguendo tale rotta si possa giungere alle Indie. Fortunatamente per la Spagna, Vostra Altezza, non ho detto tutto al re portoghese. Ah, già. C'è il famoso segreto. Sì, mio signore. E non lo volete ancora dividere con noi? Ancora non posso, Vostra Altezza. Vi rimetto alla mia regina. Maestà. Allontanate la corte. La corte si allontani. Padre, vi dispiace lasciarci. Signor Colombo, credo che la nostra commissione sia stata troppo sollecita. Voglio che sappiate che voi e il vostro sogno siete stati presenti nelle nostre preghiere in questi 2 anni. Vuol dire che alcune delle mie sono state ascoltate, Vostra Altezza. Abbiamo bisogno di ingenti somme di denaro. I saraceni occupano ancora il forte di Granada e attendono rinforzi dal Marocco. Ma vorrei, nonostante, donarvi una piccola somma, così che possiate andare avanti con i preparativi. Sono molto grato a Vostra Altezza. Diego, perché non dai una mano a tuo padre? Resterò a guardare. Non vuoi proprio imparare a navigare? Io navigo, io! Ferdinando! Siediti. Ci penso io. Speravo di portarti come apprendista quando navigherò. Sarò già vecchio prima che troviate una nave, padre. Ah. Stammi bene a sentire. Stammi bene a sentire. No. Troppo bene. Troppo bene. No. Allora, in là. No. Essendo primavera avrai un vento di levante da sud. Ho marcato le secche in rosso. Stai ben lontano quando arrivi qui, altrimenti ci finirai sopra. Non sei un granché come artista, ma sei un uomo di mare, Colombo. Se mai dovessi tornare in te riguardo alle Indie, ti riserverò un posto su una delle mie navi.
In questo momento mio fratello è al porto inglese. Io non mi arrendo. Forse convincerò Isaac a mandarti via. Non posso mandarlo via. Mi deve ancora troppo denaro. Allora questo ti sarà di aiuto. Grazie. Fra Perez ha delle notizie riguardo all'Inquisizione. Toccano a me? No, ma temo che possano coinvolgerti. Perché dovrebbero prendersela con me? Perché lavori per un ebreo. Questa lettera è stata distribuita perché sia letta in tutte le funzioni di questa quarta domenica dell'Avvento. Ordina che gli ebrei tutti, nessuno escluso, vengano espulsi dalla Spagna. A meno che non accettino il battesimo e la conversione alla santa fede cattolica. Una più approfondita lettura dei nostri scritti sottolinea in positivo l'eventuale scelta del cambiamento. Vogliono che restiate. Quello che vogliono è confiscare le loro ricchezze e placare la rabbia popolare. Ma tutti coloro che continueranno a seguire i vecchi riti in segreto saranno definiti eretici e potranno essere condannati a rogo. Essi e tutti quelli che li aiuteranno. Questa è casa mia. È tutto quello che ho. Devo restare. No, non posso farlo. Sarai costretto a vendere tutto e non ricaverai nulla. Comunque non posso farlo. E tu che farai, Benjamin? Dov'è Colombo? Porto notizie della regina. I saraceni si sono arresi. La Spagna è cristiana. Tu sei il primo a beneficiarne. Va. Come Fra Perez anch'io ho sempre creduto che tu fossi un discepolo di Dio. La tua felicità è la mia. Va. Allah Akbar. Dio è grande. Sì. Egli ha donato la Spagna a suo figlio. Risposta alle preghiere di una giovane donna. Dio è grande e il nostro debito verso di lui è infinito. Signor Colombo, avete un aspetto magnifico. È un onore che Vostra Altezza abbia pensato a me nel momento del trionfo. Ho un debito con Dio. Per questo intendo portare la sua parola alle Indie. Dovessi impegnare i gioielli della corona per riuscirci. Come capitano di questa impresa, quale compenso vi aspettate, signor Colombo? Dovrò essere nominato ammiraglio del mare oceano e viceré di tutte le isole e di tutti i continenti conquistati attraverso la mia impresa. Queste cariche e il titolo Don Cristoforo Colombo passeranno ai miei eredi e successori per sempre. E in più... Ah, c'è dell'altro. Un decimo di tutti i beni acquisiti da questi domini apparterrà a me. Non tassato, naturalmente. Finora avevo messo in dubbio la vostra abilità matematica, signor Colombo. Vedo che mi ero sbagliato. Ho intenzione di offrire metà della mia quota per sostenere insieme alle vostre altezze l'onere di una crociata per liberare la Terra Santa dai turchi. Generoso da parte vostra. Modificate le vostre richieste. Conosciamo la vostra condizione. Vostra Altezza, se fallisco non prendo niente. Se Francia, Genova o Venezia accettano la mia offerta ed ho successo, i loro regni conosceranno una ricchezza e un potere... Andate in Francia, andate a Genova, ma non pronunciate minacce in mia presenza, mai più. Cristoforo, modificate le vostre richieste. Vostra Altezza, non posso.
Sapete trattare con le donne, Colombo. Vengo da Genova, Vostra Altezza. Sono convinta che troverete le Indie. Dio ha esaudito il mio sogno. Io intendo esaudire il vostro. So che mi darà forza nei momenti in cui avrò bisogno di forza. Anch'io ho avuto solo il mio orgoglio e la mia fede in Dio per illuminare la mia strada. Dio sia con voi, Don Cristoforo Colombo. Colombo! È la nave più bella del mondo! Chiamami Capitano Generale. Che ne pensate, signor della cosa? Parteciperete a questo folle viaggio? La regina mi avrà pure ordinato di consegnare la mia nave a Colombo. Ma neanche lei può obbligarmi a navigare con lui. Ehi, Pinzon! Ho tre navi, ma non ho un equipaggio! Potrei usare la tua influenza! Vuoi navigare con me? Andare per mari sconosciuti con un cartografo genovese che non mette piede su una nave da 6 anni? Continua a sognare, Colombo! È un'ottima nave. Forse sbilanciata nella parte superiore stretta di baglio. Proprio come una di mia conoscenza. No. Oh! Oh! Dai, forza, riprova. Ma così per forza vinci sempre tu. Cristoforo, i bambini? I bambini sono occupati con i loro giochi. Ma mio cugino Arana e il signor della cosa? Sono occupati anche loro. Non posso credere che tu faccia sul serio. Sarò 1000 leghe lontano dalla terraferma. Guarderò questa stanza. E vedrò te. Non è difficile pensare che riesci a convincere una regina a staccarsi dai suoi gioielli. Maravedi. 20.000 maravedi a colui che riuscirà a fare stare fermo in equilibrio nuovo. Come se non avessimo niente di meglio da fare, eh? È impossibile. Una perdita di tempo. Lasciamo provare Colombo. Sì, vediamo se ci riesce lui. Un imbroglio, non ci ha mai detto che potevamo rompere l'uovo. Non ho mai detto che il guscio non poteva essere rotto. Nessuno ci ha pensato o ha osato provarci. Ci fa fare la figura degli imbecilli. Sono l'ignoranza e la mancanza di coraggio a rendere gli uomini imbecilli. Statemi a sentire. Vi dico che una nave ben disciplinata può fare questo viaggio. Questo è uno sporco trucco. Non prova niente riguardo il mare dell'oscurità. Un mare così vasto, anche se il Katai fosse dall'altra parte del mondo, nessun uomo vivrebbe tanto da vederlo. Sa quello che dice Colombo. Dagli ascolto. Dategli la possibilità di parlare. Il mondo è rotondo, esatto? Dove sono io? Sarà l'inizio e la fine. 0 gradi
e 360 gradi. Dov'è Martin? Sono 90 gradi. Della cosa? Metà del globo, 180 gradi. Vi sente? Tre quarti del globo, 270 gradi. Mi riesce a seguire? Non insultarmi, Cristoforo. La distanza dell'Europa e dell'Asia dalla punta del Katai è di circa 260 gradi. Perciò questo è il Katai. Ricordatevi, Marco Polo ha fatto questo viaggio ed ha controllato le misure ogni mese. Oltre il Katai c'è Cipango, diciamo tra i 28 e i 30 gradi. Non ha mai visto Cipango? No, ma aveva la parola dei capitani di mare cinesi. Perciò non possiamo essere sicuri. Il mare oceano è 70 gradi del mondo. Ogni grado corrisponde a 45 miglia. Perciò sono 3.000 miglia da Palos a Cipango. E 2.400 miglia dalle Canarie. Una nave ben attrezzata e ben disciplinata può farcela. E se i tuoi calcoli fossero sbagliati? Non sono sbagliati. Voi navigherete con lui, Fra Juan? Ahimè, questo non è possibile. Ma se lo fosse, non esisterebbe forza su questa terra, escluso il Santo Padre, che potrebbe impedirmi di intraprendere questo viaggio. Aspetta. E tu che ne pensi, Vicente? Penso che un giorno racconterò ai miei nipoti di aver navigato il mare oceano. Perché un marinaio dovrebbe perdere tempo a oziare a Palos quando può trovare case d'oro, tessuti di seta per le sue donne? Vino per tutti! Manuel, ottimo cuoco. Prendilo per la vita. Terreros, ci serve un buon falegname. Apponi la tua firma, ritira metà del compenso. La tua famiglia mangerà come i reali mentre danzerai con donne cinesi. Danzerò con il diavolo, quello temo io, capitano. Ma con voi potrei maledire la sorte per non essere mai venuto. Sono con voi, signore. Buona fortuna. Io voglio vedere... voglio vedere la città celeste. I racconti di Marco Polo ti hanno dato alla testa, Bartolomeo. Il Signore Dio mi darà coraggio. È sua volontà che io intraprenda questo viaggio. Te la farai sotto non appena perderemo di vista la terraferma. Quanti ne mancano ancora? Forse 20. Preferisco un codardo volenteroso a un criminale restio. Di quelli dobbiamo prenderne già troppi. Iscrivilo. Va bene, Vives. Firma e saluta la tua vita. Gonzalo, marinaio. Questa è una perdita di tempo. Non abbiamo altra scelta, Rana. 8 uomini hanno già disertato. Non c'è nessuno qui che sopravviverebbe al viaggio. Se un uomo riesce a sopravvivere qui, può sopravvivere dovunque. Conoscete la mia missione? La regina offre la grazia a tutti coloro che navigheranno con me. Cerco volontari. Qual è il vostro crimine? Omicidio. Sei modesto, Roldan. Stupro e omicidio. Sono in salute, forte e capace. Se mi farete riacquistare la libertà,
Navigherò fino alla fine del mondo con voi, Colombo. Può darsi che sia esattamente questo che gli succederà. E tu? Preferisco vivere come un topo piuttosto che affogare come un topo. Un sarto ci farebbe comodo. Baratteremo in sete. Raffinate tele di lino e fili d'oro. Un altro regalo da parte della regina per il capitano generale. Rodrigo Vescovello, al vostro servizio. Segretario, per registrare le nostre scoperte. Rodrigo Sanchez. Dal tesoro, per esaminare l'oro che trarremo dal baratto. Luis de Torres. Interprete rinomato, parla tutte le lingue del mondo conosciuto. Potreste rivelarvi utile. Alvaro de Arana, volontario. Dalla corte del duca de Medina Celi. Padre. Portate i loro effetti a bordo. Avevi detto 10.000 maravedi. 5 adesso, 5 alla fine del viaggio. Purché Colombo fallisca, o meglio ancora, non ritorni. Il Portogallo non vuole che la Spagna abbia successo in questo viaggio. E se tu non dovessi mai tornare, Gonzalo? Come fa un detenuto graziato ad ottenere il resto del suo compenso dalla corte del Portogallo? Sapranno chi sei. Mio padre ha detto che voi garantirete per la mia vita fino al nostro ritorno. Benjamin, giuro sulla mia anima eterna che prima che tolgano la vita a te, dovranno toglierla a me. Anche se non accetto la vostra fede. So con chi sta il tuo cuore. Durante la preghiera mettiti dietro l'equipaggio. Solo io ti vedrò. Diego, stai attento a tuo fratello. Vieni qui. Io? Sì. Addio. Addio. Ti prego. Capitano? Cosa c'è tra Arana e suo figlio? Sedusse mia sorella quando aveva 14 anni. Quando si ritrova incinta, Alvaro la ripudiò, chiamandola baldracca. Lei decise di affogarsi. Le vostre famiglie, che hanno vissuto qui per oltre 3 secoli, la chiesa, la regina, vi pregano di restare. La sola cosa che vi si chiede è che voi vi uniate a noi in una sola nazione, una sola fede. Allora possa il vostro viaggio avere il dono della benedizione di Dio. E anche il vostro.
reso la Spagna una in ogni cosa. Eppure agli occhi della regina, la mia vittoria rischia di essere oscurata da questo straniero genovese, ma siccome Dio è giusto, immagino che egli non farà mai ritorno. Credetemi, la Spagna sarà ancora lì a professare una sola fede quando il suo viaggio sarà cancellato dal tempo. Manovra due punti a ovest! Issa la vela di Trinchetta! Issa la vela! Sì, signore! Carricate a sud, capitano generale. Verso il caldo. Caricheremo acqua fresca e provviste nelle Canarie. Hai mai navigato nel mare oceano, Alvaro? No, signore. Sono solo un avventuriero. Il marinaio è mio padre. Alvaro, sono aiutante capo su questa nave. Se ti rivolgi a me in qualsiasi altro modo, ti farò incatenare. Ora sapete perché mi sono imbarcato volontario in questo viaggio. Desidero riconquistare la fiducia di mio padre. Ti aspetta un'impresa ardua. Tu ce l'hai un padre almeno. Io non posso dire la stessa cosa. Giuro dinanzi a Dio che solo uno di noi due farà ritorno in Spagna. Mandate giù alcuni uomini! State sulla linea delle onde! Una delle cime del timone è stata recisa! Si è aperta una palla sotto la linea di galleggiamento! Qualcuno si è procurato un martello a palos! Hai idea di chi può essere stato? L'equipaggio mormora, dice che è stato uno dei due detenuti, ma essi negano! Trascinane uno! Esponi l'altro al sole sulla varea dell'albero! Ma non ci sono prove, Cristoforo! Non sappiamo se sono loro! Gli uomini penseranno che è una pazzia! Voglio che si abituino ad eseguire i miei ordini! Li ritengano pazzi o no! Il tradimento è una minaccia per tutti noi, capitano! Questo viaggio richiede disciplina! E disciplina avremo! Signor della cosa, issate la vela di gabbia! Cazzate le scotte a ferro! Abbiamo già perso troppo tempo! Issate la vela di gabbia! Cazzate le scotte a ferro! Il povero che diventa capitano generale dovrà imparare che la fedeltà dei suoi uomini non può essere pretesa. Va conquistata. Aveva bisogno di una bella strigliata. Non sono molti quelli che si sono spinti così lontano nel mare oceano. Avevo il doppio della tua età. Una notte decisi di navigare a ovest delle Canarie, ma all'alba invertì la rotta per evitare l'ammutinamento dell'equipaggio. Cosa c'è lì fuori? Trovati un posto per dormire. La giornata comincia presto domani. Sì, capitano generale. Voi laggiù, fate presto con quella vela! 5 giorni sono passati e segue il sesto. E altri seguiranno se Dio vorrà.
Chi ha dato a Pinzon l'ordine di tirare giù quell'uomo? Io! Alzati! È lui il nostro uomo. Era nella stiva. Stava usando questo. Ho trovato la stessa falla che c'era sulla pinta. I portoghesi. Sei solo? Oppure ce ne sono altri? Dopo un paio di giorni al sole, ci dirà tutto quello che sa. Aiutante, mostra agli uomini come trattiamo i traditori. Pedro! Capitano! Legala all'albero. Poiché egli mi ama, dice il Signore, io lo salverò. Io lo proteggerò perché egli riconosce il mio nome. Egli mi chiamerà e io risponderò. Sarò con lui nelle difficoltà e lo libererò e lo onorerò. Potrebbe essere l'albero di una nave indiana oppure una giunca cinese. Sì, o un pezzo dell'Arca di Noè. La nave che stava sotto quell'albero rotto che abbiamo visto. Cosa credi che sia successo agli uomini? Morales. Una volta un veneziano mi ha raccontato che all'arco delle Azzorre avevano visto un demone del mare. Talmente grosso da ingoiare una nave intera. Per tutta la vita ho dato la caccia al sole. E finalmente dentro di me sento che sto per afferrarlo. Quante miglia riusciamo a fare? Saranno più o meno 7 o 8. E questo è il segreto. Nel mio giornale di bordo ne registro sempre di meno. Più ci allontaniamo dalla Spagna, più aumentano gli uomini dell'equipaggio che desidererebbero non aver mai udito il nome di Colombo.
Tiralo giù. E Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita. Colui che crede in me vivrà anche dopo la morte. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Scendere. No, lascialo. Invertite la rotta! Dobbiamo tornare indietro! Basta, Morales! Invertite la rotta, capitano generale! Non vivremo! Non vedremo mai le terre dell'Ovest! Vivrai, Morales. Vivrai. E forse diventerai anche ricco. Ascolta. Ascoltatemi tutti quanti! Il primo che avvisterà la terraferma otterrà una pensione a vita di 10.000 maravedi l'anno da parte del re! 10.000 maravedi. Terreros, Alvaro, gli altri al lavoro! Diecimila maravedi. Ferdinando sarà sorpreso della sua stessa generosità. Guarda, Aran, come la promessa dell'oro mette da parte tutte le paure. Almeno per il presente. Guardate il capitano, cosa ha visto? Cos'è? Cosa sta guardando? Ha lo sguardo di un uomo posseduto. Dirigiamo verso ovest, bracciati pennoni. Ad angolo retto. Avanti a gonfie vele. Ma come fa a saperlo sempre? È il suo dono. Torna al tuo posto. Bracciate i pennoni ad angolo retto! Orientate la vela di maestra! Tenete ben tese le scotte! Non si tratta solo di quante miglia abbiamo già percorso, Cristoforo. È questo maledetto vento che soffia sempre da est. Ci vorranno mesi per tornare a casa controvento. Domani potremo trovare venti contrari e non sareste comunque contenti. Ehi, non ho mai sentito degli uomini lamentarsi tanto per la buona sorte. Vi sente. E anche tu vuoi tornare? Pensi ancora che troverà qualcosa oltre al suo creatore di fuori? De Torres, quello ci porterà tutti all'inferno. Prossima vedetta. Che è successo? Niente, capitano, sono caduto. È stato Roldan, non è vero? Terra! Terra in vista!
Salve Regina. Ave misericordie. Ti riconosceva davvero. Sarà guardato come un eroe da tutti quando tornerà in Spagna. Se mai ci tornerà. Se noi torneremo. Capitano! Capitano! Silenzio! È una nuvola! È solo una nuvola! Si sta alzando! Non c'è niente lì fuori. Navighiamo solo verso la nostra morte. Moriremo per la bramosia di un genovese. Torna al lavoro, Morales. Se gli uomini lo vedono così, perderanno fiducia. Avevate detto che la mia fede avrebbe illuminato la mia strada. Eppure quello che vedo dinanzi a me è solo un mare di oscurità. Perché, Vostra Altezza? Perché Dio mi ha abbandonato? Perché? Sono impossessati della nave. Vengono a prendervi. Darò loro il benvenuto. L'incarico mi fu affidato dalla regina in persona. L'ammutinamento. L'ammutinamento è punibile con la morte. Se io non potrò eseguire la sentenza qui, vi posso assicurare che questa sarà eseguita in Spagna. Avevate anche l'incarico da parte di Dio di proteggere la vita del vostro equipaggio. Capitano, io non sacrificherò la mia vita per assecondare la vanità di un pazzo. Vi supplico, Colombo, invertite la rotta e potrete rimanere capitano generale. Ha ragione, non avete altra scelta. Le vostre argomentazioni sono valide, ma prima devo parlare con i miei capitani. Aiutante capo. Chiedi a Pinzon di unirsi a noi stasera, nella mia cabina. Sentito quello che ha detto? Tornate ai vostri posti.
All'inizio del nostro ritorno in Spagna. Alla Spagna. Signori, negli ultimi 32 giorni vi ho tenuto informati sul nostro viaggio. Vi ho detto che avevamo percorso oltre 1754 miglia ad ovest delle Canarie. Ho mentito. Ho mentito per non spaventare gli uomini. Ma in realtà abbiamo percorso oltre 2379 miglia. Che avete da dire, miei buoni capitani? Raggiungeremo l'inferno, non le Indie. Dobbiamo invertire la rotta o accettarne le conseguenze. Una ricompensa da parte del re non sarà più sufficiente. Gli uomini parlano di darvi in pasto agli squali. 3 giorni. Dite agli uomini che navigheremo verso ovest per altri 3 giorni. Se non avvisteremo la terraferma, la mattina del 4º giorno. Dovrai dare l'ordine di invertire la rotta. Questo è quello che ho deciso. Se quella mattina non avvisteremo la terraferma, darò ordine che la mia testa rotoli sul ponte. Faccio questo giuramento in nome di nostro Signore. Sarà così che placherete i vostri uomini. Isabella ci farà decapitare. Avete giurato di ubbidire al vostro capitano generale. L'ordine sarà scritto di mio pugno. Lo affiderò a te, Pinzon. Io lo accetto. Uccelli! Uccelli, uccelli! Guardate! Dovremmo essere vicini alla terraferma. Forse sono uccelli che vivono sul mare. Chissà quali stranezze nasconde questo oceano. È un segno. Sicuro? È un segno. Questo significa che la terraferma è vicina. Niente uccelli oggi. No. Abbiamo navigato oltre l'approdo. Secondo le carte che tuo padre e io abbiamo fatto, siamo ben oltre. Potreste aver sbagliato. Non lo so, forse c'è un calcolo errato nei gradi. Ma il Catai deve essere vicino. Abbiamo effettuato lo scandaglio. 200 braccia. Non abbiamo toccato fondo. Dio, concedici una buona notte. Conta i giorni, che la terra presto torni. Aiutante capo! Voi della Pinta! Hola, vedetta! La vedi? Vedere cosa? Sì! Sì, una luce! Pare che qualcuno stia facendo dei segnali con una lanterna. Hola, Ninia! La vedi? No! In quale direzione? A babordo della prua! Dove? Non riesco a vederla! È sparita! Ma era lì. C'era. È il diavolo! Dio, salvaci! Dio, abbi pietà delle nostre anime! Non è il diavolo, Bives! È il fuoco di Sant'Elmo! Sant'Elmo, il santo patrono dei marinai! Benjamin non deve perdere! Qualcuno l'ha visto?
mano! Afferra la mano! Non lasciarla andare! Non lasciarla andare! Tienilo, tienilo, tienilo! Di fretta! Mi ha vegliato su di te questa sera. Devi essere un vero marinaio. Cristoforo, io... Amico mio, non avere quello sguardo severo. Ho sempre desiderato morire per mare. Per il nostro amico Pinzon. Non perdiamo tempo. Sei tu il padrone della nave della cosa? Non posso. No. Lo faccio io. Il perdono è con te, perciò sei limpido. Io aspetto il Signore. Nella sua parola rimetto la mia prosperità. La mia anima aspetta il Signore più di quanto le sentinelle attendono l'alba. Uccidiamo! Prima torniamo in Spagna! Siamo uomini di mare, non carnefici! Terra! Vedo la terra! Laggiù!
Grazie, mio signore. Grazie, Sant'Enrico. Grazie a tutti gli angeli e a tutti i santi. Per il nostro signore e per la Spagna. Allora, dove crede che siamo, capitano? Siamo giunti nelle Indie, amico mio. Ora il mio titolo è ammiraglio del mare oceano. Questa deve essere una delle isole di Cipango. Fai sbarcare gli uomini. Che i loro piedi tocchino la terraferma. Sì, signore. Ammiraglio. Riccardo, fai sbarcare gli uomini. Aiutante capo! Compagnia in guardia! Aspettate! Fermo. Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo. Marco Polo ha detto che c'erano oltre 7.000 isole al largo del Catai. Questa deve essere una delle Indie più esterne. Lo spero. Pensano che siamo divinità. Come in Africa e in tutte le nuove terre. Gli dèi hanno un dovere. Visto che nessuno si è fatto avanti per osteggiarci, io con la presente rivendico questa terra in nome dei nostri reali, il re Ferdinando e la regina Isabella di Spagna. Ehi! 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 E in onore del nostro Salvatore che ci ha condotto fin qui, io la chiamo San Salvador. Amen. 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 Vogliamo incontrare il loro capo. E chiedigli se sono sudditi del Gran Khan. Telomé, naivume, ton vassal et assas. I pacuti son mega Khan? Woman, hansewan, nidadaran. Uh,
Noridu un nalkati pisiema com. Com. Procatore di noi alla inumele cavolo. Il signore? Vevongen seinen Führer. Per l'amor del cielo, De Torres. Non parlano nessuna lingua. Ma certo che parlano una lingua. Ma non appartiene al mondo civilizzato. Se i portoghesi riescono a parlare con gli africani, gli spagnoli parleranno con gli indiani. Sì, ma infatti... Ora, De Torres, per favore, comincia ad imparare la loro lingua. Ammiraglio! Guarda il suo naso. Cosa? È un ornamento. Sanchez. Smettila di tormentarlo. Lo spaventi così. È oro. È oro. Vicente? Sì, ammiraglio. Tuo fratello ha disertato ieri sera. Sanchez ha detto che c'erano fiumi d'oro sulle altre isole. Ah. Martin deve essere andato lì a controllare. O forse tuo fratello è salpato per la Spagna per rivendicare la mia gloria e le mie ricompense. No, ammiraglio, no. Non farebbe mai una cosa del genere. Ah, sì? La figlia del capo, ammiraglio. Dall'isola vicina. Dille che accetto con gioia questo dono meraviglioso. Udu. E che in cambio? Le dono quello che la mia regina ha donato a me. Questo rappresenta la luce che la nostra fede vuole offrire al vostro popolo. Dille che ora andremo alla sua isola. Dove vorrei che lei e suo padre fossero nostri ospiti per cena. Spiegale che domani ricorre la nascita del nostro Salvatore e che questa sera festeggeremo con gioia. Preparate le navi, salpiamo! Cicci? Obutu? Obutu? Aurora, Hiki, Hiki, Siki. Sa, sa Corino. Siki. Torres. Siki. È molto buono. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vino. Ha 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 ha
Nicici. Nicici, da noi a voi. Nicici. Oh! È molto affilato, sì. Lama spagnola. L'incolumità della Santa Maria era una vostra responsabilità, Colombo. Siete voi che io incolpo. E sono io quella a cui dovete ubbidienza della cosa. Salvate quello che potete. Dio salvi voi. Quando direte agli uomini perché molti di loro dovranno restare qui? È stata la divina volontà di Dio a far sì che la Santa Maria si incagliasse qui. La provvidenza ha scelto questo luogo per la prima colonia cristiana permanente. Io la chiamo Navidad, perché è nata nel giorno della nascita di nostro Signore. Questi indiani sono un popolo gentile e generoso e credo che possano essere convertiti alla santa fede della nostra regina. Trattateli con gentilezza ed essi ci aiuteranno a costruire ed esplorare e ci condurranno alle montagne d'oro. Lascio qui Diego de Arana. Mi sostituirà fino a quando non tornerò in primavera. Chiediamo la benedizione di Dio per tutto quello che farete qui. Possa il suo spirito benedirvi e proteggervi. Amen. Amen. L'ho vinta! Sì, è vinta! La Spagna non ha solo bisogno di nuove anime, Cristoforo. Ha anche bisogno di oro. Mentre tu divulgavi la parola di Dio... Tu hai condotto la pinta verso altri luoghi senza il mio permesso. Chiedo il perdono del mio ammiraglio. Per avermi disubbidito o per avermene riportato così poco? Era tutto quello che c'era. Allora, capitano Pinzon, di ai tuoi uomini di consegnare ogni oncia di oro in loro possesso all'aiutante capo. Che fine hanno fatto le casse d'oro? E i tessuti di seta? Assicurati che il tuo equipaggio sia pronto. Le nostre caravelle salpano per la Spagna dopodomani. Non restatevene seduti lì, al lavoro! Ora vedremo a chi saranno favorevoli i venti. Pazica. Io non ho preso oro, signore. I tuoi ordini sono stati eseguiti, ammiraglio. Ecco il tuo oro. È l'oro della Spagna. Ma Torquemada e la regina si aspetteranno delle nuove anime cristiane. Voglio 6 pagani che io possa convertire e portare dinanzi alla corte reale. Cristoforo, hai già preso il loro oro.
Non ti basta? Scegli i 6 migliori uomini su quest'isola. E assicurati che siano a bordo quando salveranno. Venite a me, venite. Caro Suna! Abbiamo perso nell'ultima burrasca. Devo usare le scotte finché non lo vediamo. L'ammiraglio conosce bene i venti, non ha bisogno di noi. In questo viaggio la pinta non aspetta nessuno. Vai a pescare, Morales. Te la restituisco quando ho finito. Andiamo. Ne hai in abbondanza, Alvaro. Questa è mia. Lasciala! Non scherzo. Pensaci, Morales. Pensaci! Vale la pena morire per una di loro? Ce ne sono a centinaia come lei. Sanno che non siamo dei. Io ho sempre saputo che non siete un dio. Tu sei un assassino, uno stupratore, un ladro. Sei in arresto. Vi prometto una sepoltura in mare, madre. Perdonatemi, padre. Vi prego, perdonatemi. Ci sono stati troppi morti. Alzati. Voleva la sua sepoltura in mare? Datagliela! Salve regina, salve regina. Ammiraglio, il capo ancora si rifiuta. Salve regina.
promesso di divulgare la parola del Signore. Mettilo ai ferri. Mettilo ai ferri. De Torres, ascolta. Di loro che i pagani che non diventeranno nuovi cristiani saranno fatti schiavi. La Spagna ha bisogno di entrambi. Avete degli altri ordini, ammiraglio? Terreros, mettili tutti ai ferri. De Torres, continua. Continua! No. Salve regina, mater misericordie. Cantate con me, cantate nel vostro interesse, cantate con me. Salve regina, salve regina, cantate. Salve regina, mater misericordie, vita dulcedo. Bene, bravi, di nuovo, su. Salve regina. Vostra Altezza, vi porto notizie del nuovo mondo. Con le ricchezze oltre alla sua più fervida. Io, Martin Alfonso Pinsolde. È mio pastore, in ultimo. Tra bei paschi e in posa. Mi conduce ad acque di ristoro. Ricrea l'anima mia. Che cos'hai lì? Mi guida per. Cos'è, un dono? Portalo qui. Vieni. Portalo qui! Non temo alcun male. Tu sei con me. Con la mazza e il castro. E questo è il tuo conforto. Tu prepari innanzi a me la mensa di fronte ai miei amici. Tu ungi di gli oggetti più cari a mio padre. Riempi il calice a loro. Tu mi fai favore, mi colmi. In tutta la mia vita io abiterò la casa del Signore. Che c'è? Che c'è? Cosa state guardando? E io manco. Tra bei passi. Cosa volete? Mi conduce. Cosa volete da me? Cosa volete da me? Mi guida per retti sentieri. Colombo è un pazzo! Forse io vado a perfumare. A pensare a che pagani come voi possano mai diventare anime della Chiesa. Guardatevi! Questo è il mio conforto. Guardatevi! Tu prepari innanzi a me la mensa di fronte ai miei nemici. Tu ungi d'unguento il mio capo. Non siete che dei poveri selvaggi. Soldi, beni e favori, mi colpi. Quanti altri di voi dovrò uccidere? Quanti? Ammetti, volgi il Signore pietoso, che solitario e misero sono io. Lascio il mio volere, angustie del mio cuore. Traggimi fuori dalle mie distrette. Buon fine al mio dolore, ai miei travagli. E perdonami tutte le mie colpe. I nemici miei che sono tanti e che m'odiano d'un odio violento. Né io sia confuso, perché in te fidai. Questo viaggio, come egli ha stabilito che noi superassimo questa tempesta e tornassimo in Spagna trionfanti. Benjamin! Terreros, togli i ferri agli indiani!
figlia! È registrato ogni dettaglio della mia gloriosa scoperta! Firmato Don Cristoforo Colombo, ammiraglio del mare oceano e viceré delle Indie! Meritate il vostro trionfo, ammiraglio! Cos'è la perdita della mia nave paragonata alla ricchezza della scoperta che riportate per la gloria della Spagna? Tu sei con me, con la mazza e il castro. È questo il mio conforto. Tu prepari innanzi a me la mensa, di fronte ai miei nemici. Tu ungi d'unguento il mio capo, m'empi il calice all'orlo. Sol di beni e favori mi colmi in tutta la mia vita. Io abiterò la casa del Signore per lunghi, lunghi anni. Sciocchezza, devi rimetterti e andremo insieme alla corte reale. Ti ho guardato, cartografo. Ci hai attrezzati per navigare solo con il vento. Nel caldo d'agosto abbiamo navigato verso sud. Il vento veniva dall'est. In inverno, quando siamo tornati, abbiamo navigato verso nord con il vento dell'ovest. Il tuo segreto. Fiumi di vento. Fiumi di vento che soffiano in entrambe le direzioni. Era questo il tuo glorioso segreto. Non sapevo se il vento sarebbe durato per l'intera traversata. Ma tu ed io l'abbiamo provato. È stata una navigazione straordinaria, Martin. Cristoforo. Cristoforo. Non permettere la verità di metterti in catene. Vai, rivendica la tua gloria e che Dio sia con te. Dio sia con te. E che Dio ti benedica, Martin. Se avessi saputo che ci sarebbe riuscito, conferire tali onori e ricchezze a un genovese. Ah, ma che giorno glorioso per la Spagna. Mm.
Alzatevi, Don Cristoforo. Siamo noi che dobbiamo ringraziare voi in questo giorno benedetto da Dio. Altezza, Vostra Eminenza, sarete allietati nel sapere che ho portato la benedizione di Dio dall'altra parte del mare oceano. Altezza, dal vostro nuovo reame nelle Indie, io vi porto nuove anime cristiane. E a voi, Maestà, offro il dono di una generosità mai vista prima in Spagna. Così vi siete proclamato apostolo. Le sacre scritture dicono: egli mi ha reso messaggero e mi ha indicato la via. Allora sarà egli a giudicarvi per ciò che avete fatto. Inchinatevi davanti a me. Io, Ferdinando di Aragona, dichiaro che da questo giorno in poi voi sarete conosciuto come ammiraglio del mare oceano e vicere della India. Potete alzarvi. Vi siete guadagnato il nostro rispetto e la nostra ammirazione. Ora dov'è il mio oro? Mostratemi, Cristoforo. Mostratemi il nuovo mondo. Il vostro nuovo mondo. Eccolo, Vostra Altezza.